Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Rara del venerdì. Oggi avremo come nostro ospite il dottor Silvio Viale dell'ospedale Sant'Anna di Torino che ci parlerà di due importantissimi temi e abbiamo deciso di fargli delle domande, di chiedergli delle risposte molto brevi, quindi quello che vi troverete a vedere sono delle brevissime pillole che abbiamo pensato potessero essere utili perché il nostro motto è conoscere per deliberare e in generale riteniamo che una conoscenza approfondita e critica delle cose ci aiuti ad orientarci nella vita e a volte anche ci sostenga nell'operare delle scelte che possono essere importanti, drammatiche. In questo caso oggi ci troviamo a parlare, nella settimana che abbiamo dedicato alla generatività, alla genitorialità e alla fecondazione. In realtà ci troviamo a parlare di aborto, cioè di gravidanze non volute e quindi l'interruzione di gravidanza come momento comunque critico e comunque centrale in senso profondamente negativo per una persona che in quel momento non voleva quella gravidanza e si trova invece ad averla. Cosa fare se si rimane incinta? Quindi che cos'è la contraccezione d'emergenza, di questo parlerà la prima pillola che il dottor Viale ha registrato per noi, mentre nel secondo momento cercheremo di capire nel momento in cui una donna si trova nella condizione di essere incinta e vuole interrompere la gravidanza, che cosa deve fare, a chi deve rivolgersi e che cosa si deve aspettare di trovare, quindi che cosa può chiedere e che cosa può ricevere oggi in Italia col nostro sistema legislativo e sanitario. Grazie mille e buon ascolto. Buongiorno, oggi parliamo di contraccezione d'emergenza, cioè di pillole il giorno dopo, cioè di quel panico che assale qualche volta quando si ha un rapporto sessuale e si ha la percezione che qualcosa non abbia funzionato, cioè che forse può avvenire il concepimento. In questi casi la cosa da fare è non stare tranquilli, non correre da nessuna parte e assumere a contraccezione d'emergenza il più presto possibile, entro le 24 ore. Oggi è possibile farlo senza particolari procedure perché non c'è più bisogno della ricetta medica e occorre andare in farmacia e chiedere la contraccezione d'emergenza. Abbiamo due prodotti, uno quello classico, il levonorgestrel, il nome commerciale più noto è il Nonlevo, che è una sola somministrazione. Quindi una singola pillola da assumere entro, io dico 24 ore, più presto possibile, ma è efficace anche entro 72 ore. La seconda possibilità è l'Ellaone, cioè l'Uliprista acetato, che è un farmaco con un'efficacia più lunga. Nelle prime 24 ore l'efficacia è sovrapponibile a quella dell'Evonorgestrel nel non levo, dopo mantiene un'efficacia fino a 5 giorni. Siccome voi non potete sapere cosa accadrà dopo il rapporto sessuale, l'unico consiglio è proprio quello di assumerla al più presto possibile. Perché? Perché non si rimane incinta quando si ha il rapporto sessuale, si rimane incinta quando si ha l'ovulazione. E vi è un lasso di tempo tra il rapporto sessuale e l'ovulazione. In questo lasso di tempo agisce la contraccezione d'emergenza. Se voi l'assumete dopo l'ovulazione, o è avvenuto il concepimento o non è avvenuto e c'è poco da fare. Non è abortivo, come spesso i detrattori tendono a dire. Qualcuno potrebbe dire che se ne frega, ma in realtà per qualcuno potrebbe essere importante perché non agisce sull'ovulo fecondato. Questo ormai è dimostrato da studi in vitro, da studi scientifici, quindi agisce prevenendo l'ovulazione. La potete prendere anche prima del rapporto sessuale se volete, se pensate di avere un rapporto sessuale molto a rischio. È chiaro che però è un sistema non sicuro, né prima né dopo il rapporto. Perché nella maggior parte dei casi l'assumerete in situazioni in cui non ci sarebbe stato bisogno, perché non è facile rimanere incinta. La probabilità di rimanere incinta con un singolo rapporto nei giorni fecondi è dell'8%, poco di più. In 6 mesi, cercando una gravidanza, il 50% rimane incinta. Quindi,
La donna, questo è una cosa da sapere, rimane incinta un giorno durante il suo ciclo mestruale, l'ovulo rimane, tra virgolette, in vita per 24 ore e di solito viene fecondato da spermatozoi che sono lì presenti in agguato con i rapporti avuti nei giorni precedenti, 3, 4, 5 giorni. Ecco perché, conseguenze pratiche, se una donna ha rapporti con più persone in quei giorni, non è detto che sia l'ultimo, ma chiunque dei due, tre partner può essere quello che ha contribuito alla fecondazione. Nello stesso tempo, il giorno più fecondi non è quello dell'ovulazione, ma sono i giorni precedenti. In conclusione, se vi capita di avere un rapporto a rischio perché si è rotto il profilattico, si è sfilato, non l'avete usato, la retromarcia non ha funzionato, oppure nonostante utilizziate la contraccezione ormonale, cioè la pillola, avete assunto antibiotici per un po' di giorni, ve la siete dimenticata più volte e quindi avete paura, è meglio prendere una pillola del giorno dopo, cioè una contraccezione d'emergenza, che io continuo a chiamare pillola del giorno dopo perché purtroppo è il termine più diffuso, il più presto possibile. Meglio prenderne una in più che una in meno. Non è detto che sarà stata utile, perché non è detto che con quei rapporti sareste rimasti incinta, però sicuramente riducete le probabilità di rimanere incinta di oltre il 90%. Questo è il risultato. Ultimo consiglio, potreste avere delle perdite ematiche, di sangue nei giorni successivi, potrebbe arrivare il flusso in anticipo o in ritardo, in ogni caso dopo 10-15 giorni fate il test di gravidanza, perché se per caso avete una gravidanza non desiderata è meglio scoprirlo subito piuttosto che far finta di niente e sperare che questo non sia accaduto. Arrivederci alla prossima pillola. Buongiorno. Oggi parliamo di cosa succede quando si scopre di essere incinta e non si desidera la gravidanza. E allora capita dopo un test di gravidanza positivo e quindi il primo consiglio è, al minimo dubbio, al minimo ritardo, fate il test di gravidanza. I test di gravidanza in commercio, quelli che trovate nei supermercati, dai cinesi, sono uguali a quelli che trovate in farmacia e sono uguali a quelli che abbiamo in ospedale, perché non c'è nessun bisogno di perdere tempo ad andare a fare delle cose diverse che poi si possono fare dopo, ma sapere se il test è positivo vuol dire che una gravidanza è iniziata. Cosa accadrà non lo sappiamo, ma è iniziata. A questo punto, di solito quando c'è un test di gravidanza non desiderato, perché diverse situazioni di chi cerca la gravidanza, e i test di gravidanza in Italia sono tarati di solito a 20, molto bassi, perché sono finalizzati a scoprire presto di essere incinta. Una gravidanza, per poter vedere la camera ovulare in utero, deve essere almeno di 1000, per capirci. Ecco, a quel punto chi ha un test positivo di solito sa già cosa fare nel 90%. Può cambiare opinione in itinere, ma chi pensa di portarla avanti, la porta avanti, chi pensa di interromperla, interrompe. Ovvio che c'è un po' di smarrimento, io oggi parlo di chi vuole interrompere la gravidanza, sapendo che è normale, soprattutto in alcuni contesti, in base alla propria relazione, al proprio lavoro, alla propria situazione di vita, essere un po' a favore, un po' contro, non sapere cosa fare, abortisco o non abortisco e perdere un po' di tempo. È normale avere atteggiamenti un po' ambivalenti, perché ci si trova di fronte a una situazione nuova che uno non si aspettava e quindi casca un po' tutto, ma lì. Allora cosa fare? Dopo aver fatto il test di gravidanza, rivolgersi a un medico. Il medico può essere il medico di un consultorio, dipende dove abitate e come sono i consultori. In una grande città come Torino molti consultori sono aperti tutti i giorni e c'è il medico tutti i giorni. In alcuni paesi più piccoli il consultorio è aperto una volta o due alla settimana e non sempre c'è il medico, però andate al consultorio oppure vi rivolgete a un medico privato. Un medico può essere qualunque medico, ma in questo tema c'è un fuggi-fuggi di molti, per cui vi mando dal ginecologo. È facile trovare l'elenco dei ginecologi sia in ospedale che fuori. Informatevi soltanto che sia un non obiettore, perché se è un obiettore potrebbe
se corretto, e voi soprattutto quando chiedete l'appuntamento dite che volete fare un aborto, perché evitate di perdere tempo e di trovarvi poi in imbarazzo di fronte a una prestazione che pagherete, ma che non vi porta da nessuna parte. Spesso i colleghi obiettori molto correttamente dicono si rivolga, e vi dicono loro un nome, o vi dicono si rivolga al consultorio da qualche parte, altre volte si comporta diversamente, ma a me non interessa questo aspetto adesso. Quindi andate ai consultori, i consultori a volte vi fanno perdere tempo perché vi danno l'appuntamento più lungo, oppure vi dicono di portare un test ufficiale, che poi è un test controfirmato dal farmacista. Non ho mai capito perché il farmacista dovrebbe leggere meglio due righette che la persona coinvolta, ma questo uno può anche portare il test direttamente in consultorio, e a quel punto si fa la certificazione. La chiamo certificazione anche se la legge fa la differenza tra documento e certificato, perché il documento è quello che invita a soprassedere per 7 giorni, che è considerato un obbligo, però ve lo danno, e il certificato invece dà una procedura d'urgenza. È ovvio che la differenza tra i due è molto aleatoria, perché dipende dai tempi di prenotazione e dalla disponibilità dell'ospedale a cui vi rivolgerete e nelle zone in cui siete. Io, parlando da Torino, ed essendo io il responsabile di un servizio che fa quasi la metà degli aborti del Piemonte ed è aperto 5 giorni su 5, è chiaro che da noi i tempi di attesa non sono mai più di 7-10 giorni. Addirittura molte volte è la persona che dice di aspettare di più per voler decidere. Dipende un po' dal periodo e dal giorno in cui si arriva. È chiaro che il sabato e domenica siamo chiusi anche noi, e quindi alcuni giorni inizio settimana è più facile trovare dei posti, fine settimana si va a i posti sono tutti pieni. Comunque, detto questo, voi andate a prenotare, li cambia l'ospedale, per cui dovreste, però qui è impossibile sapere quanti aborti fa quell'ospedale, perché c'è chi ne fa 3.000 come noi, pochi in Italia, chi ne fa 100-200, vuol dire 3-4 settimane, e se vi dicono che vi prenotano fa 3-4 settimane, voi accettate pure, ma intanto cercate da altre parti, perché probabilmente troverete i posti in cui c'è la disponibilità nei giorni precedenti. La differenza tra aborto medico e aborto chirurgico, perché il collega che vi fa il certificato potrebbe darvi una infarinatura, ma se non li fa, se non è uno che fa aborti, non è che ne sappia molto, vi dà informazioni generiche. Noi a Sant'Anna abbiamo predisposto informazioni scritte, molto sintetiche, che possono aiutare, ma quando uno affronta per la prima volta un tema, non è che leggendo le istruzioni di qualsiasi elettrodomestico capisce subito come funziona, ed è così per tutte le cose. Però la differenza sostanziale è che quello con le pastiglie, quello medico, comporta di prendere due farmaci, un giorno il primo e dopo 2 giorni, anche 3 giorni a volte, il secondo. L'aborto avviene quando si prende solitamente il secondo farmaco, dopo il primo ci si comporta normalmente. Essendoci un obbligo di fare la procedura in ospedale, oggi più nessuno fa il ricovero, se non qualche ospedale troglodita che vuole scoraggiare e ha paura della propria ombra, o qualche collega che teme gli strali di qualche ministro assessore alla sanità, ma il primo giorno si prende le pastiglie, si fanno gli esami, 2 giorni dopo si sta in ospedale, perché in Italia si sta in ospedale, e si dà il secondo farmaco. Qui da noi esci dall'ospedale che è abortito, tranne i casi, diciamo 1 su 10, che è un po' più lungo. Purtroppo siamo vincolati all'ospedale, mentre negli altri paesi europei di solito si dà il primo farmaco, quello meno pericoloso, davanti al medico, cioè l'RU486, e 2 giorni dopo a casa ti prendi il secondo farmaco e ti vedono dopo 15 giorni per vedere se è abortito. Quindi è normale che il procedimento non si svolga in poche ore o in una giornata, come avviene il 90% dei casi, anche di più, ma avvenga nei giorni successivi. Però stando in Italia, una volta che decidi questo metodo funziona da noi nel 98% dei casi, dico, pochissimi. Il tasso di raschiamenti, quindi di intervento chirurgico, è del 2%,
del 5% negli aborti interni, perché usiamo la stessa tecnica anche nelle gravidanze che si fermano da sole, ma non c'è l'aborto, per cui bisogna in qualche modo provocarlo, e quindi una percentuale estremamente bassa. Io faccio sempre l'esempio, perché è difficile parlare di esempi, che la cosa più pericolosa che uno fa è venire in ospedale in macchina, oppure fare le scale. Per se mi chiedete se qualcuno è caduto per le scale, vi dico di sì. Se penso che voi cadiate per le scale, vi dico di no. Però se mi chiedete se posso escluderlo, io non posso escluderlo. E qualcuno si è fatto anche male a cadere per le scale. Ecco, però a parte questi, sto un po' divagando, in questo modo il metodo funziona. Quello chirurgico, quello medico si fa entro 49 giorni, ma con un po' di margine. Noi lo facciamo tranquillamente a 53-54 e anche a 8-9 settimane, quando capita la gravidanza che pensavamo fosse precoce, invece era un po' più avanti. Funziona lo stesso, perché è lo stesso metodo che usiamo per l'aborto del secondo trimestre, quindi molto più avanti, l'RU e poi le prostaglandine. Quello chirurgico prevede invece di fare gli esami, quindi in ospedale, li cambia da ospedale a ospedale, se li fai al momento della prenotazione o ti prenotano gli esami. Noi a Sant'Anna di Torino gli esami si fanno subito al momento della prenotazione, per cui non si perde tempo. C'è poi la visita con l'anestesista, che verrà fatto alcuni giorni dopo, e si prenota l'intervento, che è un day hospital anche questo, come quello per l'aborto medico, di solito dopo le 7 settimane, 7, 8, 9 settimane, un po' più avanti. Non c'è una grossa differenza di complicazioni tra i due casi. Qualche volta quello chirurgico in casi di complicazioni è più serio, perché quello chirurgico è meno preferito dalle donne, che per l'80% noi in questi giorni abbiamo full, pienissimi quelli medici e quelli chirurgici di chi non può fare quello medico, e siamo calati molto. Però quindi non ci sono grossi problemi, perché si evita l'anestesia, che è qualcosa che normalmente fa un po' paura e poi vuol dire dei farmaci in più, si evitano gli antibiotici, che in quello medico non diamo, in quello chirurgico si diamo, e poi c'è una procedura comunque invasiva che è chiamata raschiamento, in realtà è un'aspirazione, però a seconda del medico che lo fa, alcuni usano la curette per pulire meglio, così si dice, pulire nel gergo, altri passano l'aspiratore più volte, dipende un po'. Io faccio sempre l'esempio che è come pulire il pavimento della vasca da bagno. Non è che uno se raschia funziona meglio. Dopodiché l'utero non è una vasca da bagno, non è il pavimento, c'è una mucosa, per cui è normale che dopo un aborto, dopo un parto, qualunque sia, sanguini, siano coaguli, e le perdite possono durare più giorni. Cosa dire ancora di importante in questa breve cosa, poi questa breve discussione, poi possiamo farne altre in altri momenti, è che dopo l'aborto, qualunque esso sia, le perdite possono durare, per le tematiche, 5-6 giorni, 3, anche 10, in quello medico scarse anche più a lungo, senza particolari problemi, è un fastidio ma non dà solitamente problemi, e non è il flusso. Normalmente, guardate, io sono abbastanza arrabbiato sul fatto che alle bambine e nelle nostre scuole non si spiega quali sono le mestruazioni e il flusso, per cui qualunque perdita di sangue è causata al ciclo, non è il ciclo, non è il flusso, sono perdite legate all'aborto. Il flusso vero arriverà dopo 40-50 giorni di media. Noi diciamo di fare un test di gravidanza dopo 30 giorni, perché ci mette un po' di tempo ad arrivare al livello dei test di gravidanza, che sono tornati a 20, cioè molto basso, e si aspetta il flusso mestruale. In questo periodo uno dirà, molti diranno, ah, non voglio più rapporti, non voglio più sapere niente. In realtà poi, una volta che non si hanno più perdite, che si sta bene, si ricomincia la vita normale, per fortuna, ed è possibile già rimanere incinta, sia per chi lo vuole dopo un aborto spontaneo, un aborto interno, e sia per chi non lo vuole, quindi fate bene i vostri calcoli. Dal mese dopo è esattamente come prima, tranne nei casi in cui ci sono piccoli fastidi o delle complicazioni, per cui sono più controlli o altre cose. Quindi, ricapitolando, se vi capita di avere un ritardo, fate subito il test di gravidanza, non perdete tempo, compratelo dove lo trovate. Una volta che decidete di interrompere la gravidanza, andate subito o al consultorio o cercate un ginecologo, e poi andate nell'ospedale che questi vi consigliano, o informandovi quello che in quella zona da voi viene ritenuto il migliore, quello che si fa. Poi
Io non consiglio mai né quello medico né quello chirurgico, però è chiaro che quello medico è, tra virgolette, meno invasivo perché non ha l'aspetto chirurgico, quello chirurgico non è una cosa tremenda, e gli aspetti psicologici e delle sindrome successive che gli antiabortisti paventano sono, a mio avviso, inesistenti, ma hanno le premesse in quello che è la vostra personalità, come voi arrivate. È ovvio che la prima cosa che capita quando uno ha un test di gravidanza e non si aspetta è che è incavolato, perché è una sconfitta. Uno pensa sempre che questo capiti a chi non fa attenzione, a chi è sprovveduto, eccetera, e quando ti capita non hai nemmeno il coraggio di dirlo al miglior amico, perché il miglior amico ti dirà come, non sai ancora come si fa, chissà cosa hai fatto. E non vado più là con espressioni un po' da bar che molte volte vengono utilizzate. Quindi, ricapitolando, se volete abortire, in Italia si può fare, dappertutto, ci possa essere un po' di difficoltà in toppi. Spesso questi intoppi non sono tanto legati alle strutture ospedaliere, ai consultori, eccetera, ma alle non conoscenze nostre. Cioè, ti capita per la prima volta, non sai a chi rivolgerti, chiedi consiglio all'amica o alla vicina di casa e non è detto che questa ne sappia più di te. Magari semplicemente perché l'ha fatto una volta, ti dice come è successo per lei, fai già qualcosa. Quindi, con fiducia, rivolgetevi al ginecologo, fate solo attenzione che non sia un obiettore, ma su questo lo dovete informare voi, o al consultorio, anche lì capita zona a zona. Purtroppo Torino, e non per vantarci, ha una realtà abbastanza privilegiata che non è la stessa in tutta Italia. Con questo vi saluto, alla prossima puntata. Ringraziamo il dottor Silvio Viale per la sua sintesi e per la sua chiarezza su questi due importantissimi temi. Questi volevano essere, diciamo, due piccoli vademecum su come agire quando ci si ritrova in situazioni di questo tipo, quindi la contraccezione d'emergenza e la legge 194, diciamo, in senso generale. Quello che vi vogliamo chiedere è di, se volete scriverci e condividere con noi le vostre esperienze su questi temi, o anche se avete delle domande, delle curiosità, ci potete contattare sia sui nostri canali social, quindi sulla posta legata al nostro profilo Facebook, che sul nostro canale Instagram, o all'indirizzo di posta radioaglietta@gmail.com. Grazie per averci seguito e scaricate il podcast. Buona serata a tutti.